Piazza Venezia, braccia che per tutto l'anno dipannano il traffico, è giusto che per la Befana si tendano verso la stretta di mano di Scelba. E Rebecchini porta oltre che la gratitudine la gratificazione del comune. Omaggi di chi deve correre, omaggi di chi va piano. Una grande industria romana offre una potente antenna per televisione. Questi uomini vigilano per la nostra immunità stradale. Oggi li invitiamo a bere alla loro salute, a quella delle loro famiglie. Ma se due sposi fanno un alt nella marcia nuziale, un brindisi agli sposi. Oggi le strade sono felici e ognuno offre il meglio che ha. E per questo Alberto Sordi aggiunge al panettone qualche battuta e un saluto a chiusura lampo. La Presidenza del Consiglio ha eletto ambasciatrici della sua Befana la Pampanini e la signora Manzini. Il musicale ronzio della trottola suonerà la ninna nanna a questa bambola. Qui siamo in famiglia, ci sono i bambini dei dipendenti del cinema romano. Li ha invitati l'Agis. Gemini e Cilenti distribuiscono a ritmo incessante. Buono, arriverà il pacco anche per te. Ai bambini dell'asilo d'infanzia Case Popolari pare che continui nella veglia il sogno della notte d'Epifania. Al banco il ministro Romita, con l'ingegner Lombardi e Mastro Paolo. Gli impiegati della società Autori amministrano le favole e le verità scritte nei libri. Oggi ai loro figli Antonio Ciampi offre una favola vissuta. A Firenze, dalle sculture delle chiese, è sceso un vivo agnello che va a ringraziare chi smista il via vai della vita davanti alla serenità dei monumenti. Anche noi li ringraziamo. Una ragazzina fa parlare la sorte. Doppiamente fortunato, il vincitore dello scooter. Non si buscherà contravvenzioni, sa i regolamenti a memoria. Miracolo a Milano. Il panettone è cresciuto più dell'auto che lo porta e per una volta l'arrivo dell'autoambulanza è una vera festa. A Venezia c'è un solo semaforo, tra Piazzale Roma e il Canal Grande. Sulle acque risplende un po' come un faro. Ai vigili, a questi guardiani del faro, sono arrivati in gondola i doni della terra. A Messina, preceduto da una fornitissima staffetta di motociclisti, è sceso un piccolo marziano. I siciliani per tradizione ricambiano sempre i doni. Prendi, picciotto di Marte, per la Befana del tuo pianeta.